A quanti FPS vede il vostro occhio? Questo sarà un video molto 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 interessante. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e prima di andare al succo del video diamo la parola allo sponsor di oggi. Stanchi di questa scritta? CDKey Deals è il sito sul quale trovare migliaia di chiavi di videogiochi e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10. Basta selezionare il vostro prodotto, aggiungerlo al carrello, procedere all'acquisto e, sorpresa sorpresa, inserire il codice sconto G20 per un ulteriore 20% di sconto su un prezzo già abbastanza conveniente, scegliere come pagare e andare nel vostro user center per controllare che l'ordine è già praticamente nelle vostre mani. Ma come si attiva Windows 10? Basta cercare attivazione nella barra di ricerca di Windows, andare nella sezione corrispondente e incollare il codice che avrete trovato su CDKey Deals. Ragazzi, ricordate, veloce e sicuro, tutti i link sono in descrizione. CDKey Deals, fantastico! Allora, a che frame rate vede il vostro occhio? Bisogna un attimo fare delle premesse. Uno, non è possibile al 100% paragonare l'occhio umano a una fotocamera digitale, a un monitor, perché sono appunto due cose totalmente diverse. Noi stiamo parlando di un organo che, seppur un organo, ha delle misure delle componenti interne e più nello specifico della retina, cioè la parte sulla quale va a stamparsi l'immagine che viene riflessa dal cristallino del vostro occhio. Possiamo quindi dire che la risoluzione dell'occhio tramite alcuni calcoli molto complessi di una ricerca fatta da Clark Vision Photography, che vi lascio giù in descrizione, è 576 megapixel. 576 megapixel, vi do un attimo per capire bene con quali numeri stiamo avendo a che fare, significa avere uno schermo con risoluzione 32.000x18.000 oppure avere un equivalente di 275 schermi full HD, tutti attaccati uno vicino all'altro, e praticamente avere un'enormità di pixel a nostra disposizione. Ma ok, il nostro occhio è capace di vedere particolari assurdi in tantissime scene, questo ovviamente dipende anche molto dalla luce, ma c'è una cosa che varia da individuo a individuo, e cioè il refresh rate dell'occhio, cioè quanti frame al secondo noi riusciamo a vedere. Per fare questo dobbiamo ancora una volta affidarci alla matematica. Sappiamo che la nostra retina all'interno dell'occhio, per mandare il segnale alla corteccia visiva, che è la parte del cervello che serve ad interpretare i dati, ci mette un quindicesimo di secondo. Un quindicesimo di secondo significa che se noi vediamo un'immagine a 15 frame al secondo riusciamo a notare il movimento, perché ragazzi, bisogna fare una precisazione: l'occhio umano, da un tratto evolutivo, più che la definizione di un'immagine, si concentra sul movimento. Ok? Perché noi qualche millennio fa eravamo cacciatori, per cui dovevamo stare attenti o a una possibile preda o a un possibile predatore, quindi il nostro occhio si basa molto sui movimenti che appunto avvengono nel nostro campo visivo. Ciò significa che se noi vediamo un'immagine a 15 frame al secondo, riusciamo anche a stento a dire va bene, lì c'è del movimento. Se l'immagine comincia a scendere di frame rate, ci comincia a dare molto molto fastidio, sembra quasi che siano delle foto messe una vicino all'altra. Quindi questo che significa? Che più frame al secondo ci sono in un'immagine, meglio è per noi? Beh, in teoria sì. L'aeronautica statunitense ha voluto fare un test a proposito per testare la capacità visiva dei propri piloti. Che cosa è successo? Su uno schermo nero è stato fatto passare l'immagine di un modello di aereo alla velocità di 4 millisecondi, cioè un 220esimo di secondo circa, 250esimo di secondo, più o meno questo qui era il range di velocità di quell'immagine. Se il pilota riusciva a dire il modello, riusciva a capire quale modello fosse l'aereo visto sullo schermo, beh, avremmo avuto una prova scientifica. Il problema è che non tutti i piloti riuscivano a decifrare il modello di aereo. Che cosa significa questo? Significa che il più grande bottleneck che c'è per quanto riguarda il nostro occhio non è l'occhio in sé, bensì è il nostro cervello. Perché ragazzi, il nostro occhio riesce a catturare
ogni singolo particolare, è semplicemente una lente che ingloba la luce e trasmette tutto al cervello. Cosa poi il cervello sceglie di mettere in evidenza e quindi di farci notare in maniera più preponderante rispetto ad altre cose, beh, questo è un mistero. Il tutto ha a che fare con dei collegamenti neuronali che, giusto per darvi dei numeri, in pratica dovrebbero andare a un millesimo di secondo, cioè nel senso il collegamento tra neurone e neurone dovrebbe essere circa un millesimo di secondo, quindi secondo questo ragionamento noi potremmo anche vedere 1000 frame al secondo con i nostri occhi, ma è il cervello che seleziona, questo in base alla nostra personalità, in base a dei processi chimici che avvengono all'interno di esso, è il cervello che seleziona a che refresh rate praticamente elaborare le immagini. Vi faccio un piccolissimo esempio. Allora, fate così con la mano, davanti ai vostri occhi, cercate di seguirla con gli occhi, ok? Fin quando la mano si muove così piano, va più che bene. Se cominciate a muoverla più velocemente, che cosa succede? Succede che apparirà una sfocatura di movimento attorno alla mano. La sfocatura di movimento è un sotterfugio che il nostro cervello utilizza quando ci potrebbe essere il pericolo di troppe informazioni da processare. Raga, fondamentalmente cosa significa? Se voi fate così tutto il giorno, cercate di seguire con gli occhi le vostre mani, vi viene il mal di testa. Perché? Perché il vostro cervello va sotto sforzo. Non è assolutamente pericoloso. Però è il vostro cervello che sta cercando di dirvi sì, ok, va bene, però basta, sono troppe cose da vedere. Vi faccio un altro esempio. Guardate praticamente lo sfondo del mio video. È tutto blurrato. Per quanto riguarda la fotografia, questo qui si chiama effetto bokeh. È un modo per far sì che il vostro cervello si focalizzi su di me e non tanto sullo sfondo. È piacevole da vedere perché è rilassante, ma la parte più importante sono io, quindi è un sotterfugio, anche questo qui tecnologico, per ingannare il vostro cervello. A questo punto voi direte, ma perché allora nei videogiochi il motion blur può dare fastidio o no? Questa è una domanda molto interessante. Pensateci un attimo, in quali videogiochi il motion blur dà fastidio? Vi do 3 secondi per pensare. Negli FPS. Ragazzi, io personalmente parlando, quando gioco ad un videogioco in prima o in terza persona, io devo assolutamente togliere il motion blur, perché mi dà fastidio. Ma lì avviene poi un altro fenomeno interessante, e cioè, pensate un attimo in quale tipo di videogioco il motion blur non dà fastidio, bensì aiuta praticamente a rilassare lo stress sull'occhio. Vi do 3 secondi anche qui. Nei giochi di corsa. Qual è la differenza tra un FPS e un gioco di corsa? Nel caso dei giochi di corsa, dato che la macchina rimane al centro dello schermo e ai lati ci si muove in maniera molto 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 veloce, si aggiunge quel motion blur per dare una parvenza di visione periferica umana, perché ragazzi, se passo la mano qui io la vedo più definita, ma se la vedo qui praticamente già la vedo sfocata, perché il mio occhio si focalizza con quello che c'è davanti adesso. Nei giochi in prima persona invece, dato che dobbiamo concentrarci sulla parte frontale dello schermo, aggiungere del motion blur lì dà fastidio. Diciamo che è come se, volendo simulare 200 km orari, il vostro cervello dovesse stare attento a troppe cose ai lati e quindi si aggiunge quel motion blur. Se invece stiamo semplicemente correndo e abbiamo un fucile in mano, il motion blur non serve, anzi ci dà fastidio. È il modo in cui, personalmente parlando, il mio cervello mi dice: oh sì, ho capito, io mi voglio concentrare, però se fai così mi mandi in confusione. Ragazzi, in linea definitiva, a che refresh rate vede l'occhio umano? Molti studi attestano che il cap, quindi il limite di una persona media, è circa 220-260 frame al secondo. È la velocità alla quale il nostro occhio riesce a catturare l'immagine e il nostro cervello riesce a processare quell'immagine. Ci sono però dei casi molto molto interessanti da specificare. Uno dei tanti è il caso dei pro player. Ci sono persone che riescono a vedere la differenza tra 240 frame al secondo e 360 frame al secondo. In quel caso, mi dispiace per voi, se non riuscite a vederlo, è il vostro cervello che vi fa da bottleneck, non è assolutamente il vostro occhio. Ci sono persone che probabilmente hanno dei collegamenti neuronali più veloci, che sono dovuti probabilmente ai processi chimici che avvengono nel loro cervello a una velocità maggiore.
non lo so, può essere influenzato dall'alimentazione, può essere influenzato da fattori ambientali o da fattori interni alla persona stessa. È una domanda alla quale non abbiamo ancora una risposta precisa. Basti pensare però che se vi si mette davanti uno schermo a 30 Hz e uno schermo a 60 Hz o uno schermo a 144 Hz o uno schermo a 240 Hz, voi riuscirete a dire la differenza fra tutti e quattro questi schermi. Se invece vi si pone davanti uno schermo con un refresh rate di 220 Hz e uno con un refresh rate di 260, beh, lì comincia a essere un pochettino più difficile e solo in alcuni casi estremamente estremi, perdonate il gioco di parole, riuscirete a dire la differenza tra questi due numeri, ecco. Ragazzi, che vi devo dire? Il video finisce qui. È stato molto interessante registrare questo video, trovare tutte quante le informazioni per poi condividerle con voi. Io vi ringrazio per averlo seguito fino a qui, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto DG. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se volete altri video così sulle delle curiosità, ecco, che riguardano sia videogiochi, sia cervello umano, sia proprio il nostro corpo. E nulla, ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto DG, sempre qui col vostro G. Ciao!